dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca io ti porterei, nel fazzoletto di cotone profumo, nel fazzoletto ti nasconderei, dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole nel mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole nel mezzogiorno, passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Fazzoletto di cotone profumo, nel fazzoletto ti nasconderei, dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio, dall'altra tasca ti porto se vuoi. Fazzoletto di cotone profumo, nel fazzoletto ti nasconderei, dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca io ti porterei, col fazzoletto di cotone profumo, io con la mano ti accarezzerei, con questa mano che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei. Alpinisti, di scrittori, di amanti della montagna, anche di pensatori che hanno messo nei segnalibri che vengono venduti e ricavato Valcai. Quindi se vi fa piacere io leggo adesso qualcuna di queste frasi e poi potete rivolgervi ad Alice o a Luciana ed acquistare questi segnalibri con le frasi che potete scegliere. Allora, io le ho lette tutte, ce ne sono tante che mi piacciono. Una è di Ada Gobetti e mi ha colpito tanto da paralizzarmi, perché sennò piangevo. Vado in montagna più per la paura di non vivere che per quella di morire. Ed è bellissimo. Di Alessandro Gogna. La via verso la cima è come il cammino verso se stessi, solitario. John Muir, la montagna chiama e devo andare. Henry De Luca, una cima raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l'immenso.
William Blake. Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. Colin Serrault. Quando abbiamo camminato per 2 ore in montagna, siamo più intelligenti. Goethe. I monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi. Di Walter Bonatti. Ma faccio fatica. Grazie. Quando canto non mi viene. Quando... La montagna più alta rimane sempre dentro di noi. Sempre sua. Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna. Bella. Di Christian Kuntner. La montagna è come un amore. Se sei respinto, è meglio tornare indietro e non insistere. Di Guido Rey. La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti, per coloro che desiderano riposo nella quiete, come per coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte. Di Paolo Cognetti. Se uno va a stare in alto è perché in basso non lo lasciano in pace. Eugene Guido Lammer. Lassù provammo quel fascio quasi inestricabile di particolari sentimenti che si suole chiamare il senso della vetta. Il mondo esterno, l'interno ed il cosmico si compenetrano a vicenda. John Ruskin. Le montagne sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora scintillanti di stelle. Di George Werry. In verità si può dire che l'esterno di una montagna è cosa buona per l'interno di un uomo. Credo di averle lette tutte e se volete acquistare qualche segnalibro, Luciana e Alice dovete cercare. Grazie. Tieni in caso, ok, sì, l'ho detto prima, sì, lo sanno, sì, sì. Allora, cominciamo. Cominciamo. Voi dovete dire qualcosa? Magari vi avvisiamo. Celso, presenta l'evento. Celso, ti anticipo perché vorrei ringraziare il CAI di Arenzano che ha dato questa grandissima possibilità. Adesso presenta tutto. No, ma si presentano loro perché va bene. Grazie. E che siamo molto felici di essere qua. È un'accoglienza straordinaria, strepitosa, una cornice che di più non possiamo volere. Il mare, i monti, gli amici. Tutti voi, tutti noi insieme per festeggiare questo giorno così bello, così importante per tanti motivi. È anche la festa della Repubblica oggi e quindi una doppia festa. Auguri. L'anno scorso abbiamo fatto un concerto alle pendici del Monviso
portando questo repertorio più o meno. E nello stesso giorno c'era una gita del CAI. L'ho detto a Benedetto, mi ha detto no, mi dispiace, dobbiamo farlo da noi. Non possiamo mica perderci questa possibilità. Questo bel concerto, allora lo faremo sull'Argentea. E dico va bene. Allora, dopo un anno eccoci qua a proporre la nostra musica, le nostre scelte musicali, che grazie a voi, tutta la vostra organizzazione, so che ci è voluto veramente tanto perché non è facile organizzare una cosa del genere, però ce l'avete fatta, quindi complimenti. E vi ringraziamo tutti, il Maldestro Ensemble vi ringrazia fortemente. Piano piano ci presenteremo. Celso, se vuoi dire qualcosa. Io posso solo ringraziare tutti i presenti, prima di tutto i soci del CAI in generale, perché non stiamo a guardare soci del CAI di Arenzano. Il CAI è una organizzazione di gente che va in montagna a livello nazionale. E ringrazio tutti i volontari che anche, lo ripeto, che dietro le quinte hanno fatto in modo che questo evento si realizzasse, perché tutti vogliamo essere in prima linea quando ci sono i social per poi dire ho avuto un like. Ma io ricordo sempre che il like è importante, l'essere riconosciuti è importante, però bisogna, io dico, partecipare, essere parte attiva di questa grande organizzazione che è il CAI. Mi emoziono. Anche perché non solo andiamo in montagna, facciamo anche del sociale, e che è un'altra cosa molto importante, sempre insieme. Lascio la parola a Valeria. Grazie. Bene. Paolo. Sì, ecco, grazie Paolo. Bene, allora anche noi ringraziamo della vostra presenza. Se chi vuole sistemarsi meglio, perché iniziamo e poi non ci fermiamo per un bel po', quindi chi vuole anche stare un po' più comodo può farlo. Allora, il concerto in realtà oggi nasce anche proprio per celebrare la Repubblica. Non si poteva in questo giorno dimenticare questa ricorrenza, e oltretutto questa sera scenderemo giù di corsa, quindi ci scusiamo già se non saluteremo troppo, ma dobbiamo correre, cambiarci d'abito, una bella lavata, perché stasera siamo in teatro a celebrare insieme a Lampi la festa della Repubblica con un concerto, e faremo un po' di questo repertorio e altre cose che non facciamo qua perché troppo impegnative per essere qui all'aperto così, no? Abbiamo inserito anche qualcosa di più leggero. Non ci sono le letture sulla montagna, o comunque non ci sono tutte, le faremo un'altra volta, senz'altro faremo un altro concerto dedicato magari alla montagna. Allora noi cominciamo in un viaggio che in qualche modo vi ricorderà così il nostro essere italiani, la nostra Repubblica, e cominciamo con un omaggio, un po' a modo nostro però, di questa bandiera e del nostro inno. Thank you.
inno, un po' di tanto jazz. E ora però una canzone che ha celebrato l'Italia. Francesco De Gregori scriveva nel 1979 Viva l'Italia. E forse non l'abbiamo sempre ascoltata sapendo cosa c'è dentro questa canzone. L'abbiamo cantata, ascoltata senza ragionarci troppo. A me è capitato, quando sono andato a vedere un po' le parole e a capire cosa dicevano, ho capito che la parola tocca un po' tutta la nostra storia più importante della Repubblica. Non la passo tutta, ma vi dico che tocca momenti particolarmente bui del ventennio fascista. E poi c'è l'Italia che resiste, quindi rifacendosi alla resistenza, ma non solo. Cita il 12 dicembre, la strage di Piazza Fontana del 1969. E insomma, De Gregori nel testo fa capire che è un popolo che ne ha già passate, ma che abbiamo sempre reagito. E quindi questo è l'augurio e anche il perché abbiamo scelto questa canzone per iniziare. Francesco De Gregori, Viva l'Italia! Thank you.
canzone, la nostra voce, The Voice. Adesso noi continuiamo il nostro viaggio, che è fatto di omaggi all'Italia. Abbiamo pensato di suddividerli in gruppi di omaggi e noi cominciamo con un omaggio alle città italiane. E la prima città che potevamo omaggiare, secondo voi, delle più importanti, quali era? È Siena, ci vuole, eh? E Ovelandi, eh? E allora Priascura. Ci fa, ero già preoccupata perché dicevo, oddio, cosa cambiamo? Priascura, con una canzone che ha scritto proprio Valeria, e l'ha scritta, rimaniamo proprio nei termini dell'Italia che resiste, l'Italia che lavora, l'ha scritta proprio in occasione dell'alluvione, magari vi dirà di più, e quindi è un omaggio a questa Genova che risorge. Poi Città Lunga di Gian Maria Testa, che noi amiamo tanto. Due canzoni per celebrare le nostre città. Arrivo. Ma aspettavo, era una finta. Facevo una finta. Sì, quando c'è stata la seconda alluvione. Se volete sedervi, perché dura un'oretta, eh? Sì, dura. Io ve lo dico, però. Vabbè che lui lì ha un po' monopolizzato il parterre, però. Quando c'è stata la seconda alluvione l'ho sentita così, un po' fragile, insomma, era esondato il Fregiano e quindi c'erano stati grossissimi problemi, poi ce ne sono stati ovviamente altri e niente, mi sono sentita di scrivere una canzone che è venuta tutta di getto, ma è venuta in genovese, e si intitola Priascura, che allude all'Ardesia, alla pietra che rappresenta un po' Genova. Yeah.
Valeria, Valeria Bruzzone, grazie. Suo il canto e sua la voce, grande. Grazie, grazie, grazie. E adesso un'altra bellissima città sulle due canzone, sulle nostre città. L'unico dispiacere è che l'abbiamo studiata insieme a Gian Maria, lui ora non c'è più, e quindi insomma un goccio di rimpianto, e facciamo un grosso applauso a Gian Maria, questo grande, grande, grande cantautore. Non finiremo mai di dirlo abbastanza, di una sensibilità particolare. Pensate, non ero ancora iscritta al CAI, quindi sono venuta a festeggiare una Pasqua
caduta a fine marzo e c'era la neve qua sopra, da sola, con la torta pasqualina fatta da mia madre. Volevo festeggiare su Reggia e mi sono persa, perché c'era la nebbia, c'era la neve e mi è venuta una congestione dopo questa torta pasqualina mangiata, sudata. E ho seguito delle orme che mi hanno portato qua. C'era la parte aperta, la parte invernale aperta, e sono entrata dentro e dopo aver pianto di gioia da sola ho preso, poi ho riconosciuto la strada per scendere giù, non si vedeva niente. Il giorno dopo, per sconfiggere la paura, ci sono tornata. E credo che adesso, vedi Claudio, siamo adesso lo sanno anche i miei genitori, non gliel'ho mai detto, sono presenti qua oggi. Adesso escono fuori tutte le cose. No, così, ecco, Valeria ha introdotto il tema della nebbia, ma anche il tema del ricordo, perché adesso noi facciamo una parentesi dedicata un po' di più alla montagna, ma proprio al CAI specificatamente. In Gran Bretagna, nei paesi anglosassoni, c'è un canto che non è proprio un inno, ma è un canto che viene eseguito per salutare chi parte oppure per salutare chi arriva. È un canto dedicato proprio a chi sta in compagnia, agli amici, God Rest. Magari non vi dirà niente, ma quando sentirete le note lo riconoscerete. Noi lo abbiamo arrangiato e oggi vogliamo farlo dedicandolo proprio al CAI e a tutti quanti vengono in montagna con amicizia e con la gioia di stare insieme alla natura, ma anche insieme con altre persone, nel rispetto reciproco di tutti. Chiediamo al nostro fonico se posso parlare. Thank you.
Alessandro Del Pino, al pianoforte, Bruno Giordano. Aspetto apposta, senza microfono. Bene. Allora, casualmente sono capitati sul palco anche quei cosi lì neri squadrotti che si chiamano CD. Chi volesse avere per ricordo tutte le canzoni che cantiamo oggi, mi sembra che tranne Viva l'Italia dei Gregori, che è un extra di oggi, le altre ci sono tutte e anche alcuni dei pezzi che suoniamo. Quindi chi lo vuole. Raccontiamo brevissimissimamente come è nato questo disco. Ma veloce. Sì. Racconta. Io lo devo raccontare sì, io. Tu lo racconti. Vabbè, meglio. Allora, 2 anni fa mi sono ammalato piuttosto di brutto alle corde vocali, era anni che le tenevo sotto controllo perché sapevo di avere un problema dalla nascita. Sì, parlo troppo. Sì, allora ho dovuto fare un intervento. Ho dovuto fare un intervento un po' complicato, ma soprattutto ho scoperto che grazie al fatto che la nostra bella ASL di Savona non ha mai attivato un macchinario, bisognava andare a fare questi esami o a Genova o a Torino. Io ho scelto Torino per essere seguito da un medico che segue i cantanti, però il problema era in un apparecchietto elettronico che costava 5-6 mila euro. Allora alla fine dell'intervento ci siamo detti vabbè, ma compriamolo, così evitiamo di mandare tutta la gente in giro per questi 5-6 mila euro. E abbiamo ricevuto da un signore un finanziamento per fare questi CD, abbiamo fatto 1000 CD e in 3 mesi li abbiamo venduti. E quindi abbiamo fatto i soldi, abbiamo comprato questo macchinario e l'abbiamo regalato all'ASL. Vi dico solo questo, ci sono voluti 10 mesi per poterlo regalare, nel senso che prima che accettassero il regalo sono voluti 10 mesi di burocrazia. E poi questo macchinario è stato non solo acquisito ma è funzionante, abbiamo controllato, e quindi ora questo esame si può fare a Savona senza correre sino a Genova. Anch'io l'ho già sperimentato anch'io dal vivo. No, ma non è quell'applauso per noi, ecco, però l'applauso è solo per il fatto che finalmente abbiamo questo macchinario che ci permette di avere in tempo reale dei video girati nella gola per poter vedere tutti i progressi o regressi delle cure. Ma andiamo con un brano bellissimo, anzi, tre brani che sono dedicati a chi, Valeria? Ora te lo dico. Non volevo dire cos'è, sì. Abbiamo 3 brani dedicati alle donne. Vi dico già che quello in mezzo l'abbiamo messo, è un po' che non lo mettiamo più, è strappalacrime, è bellissimo, però secondo noi è una delle più belle canzoni mai scritte. Di Gian Maria Testa. Si chiama Lele, ma per me è una delle più belle mai scritte in assoluto, perché le parole superano veramente ogni comprensione. Le altre due, per fortuna, sono un po' più allegre. La prima l'ha scritta Valeria, e Non conosco me. E la terza, che sorpresa, anche, certo, ma è dico più allegra. No, non l'ho detto, no. Quindi 2 canzoni di Valeria e nel mezzo la bellissima Lele di Gian Maria Testa, che poi magari vi racconto. Solo un attimo. No, non ci sono. Aspettiamo la pazienza, ma devo parlare. Non ci sono. Ok, vai pure. Grazie. Scusate.
facile spiegarsi. Il suono del flauto, non preoccupatevi, non sono morto, è che il vento entra nel flauto e non suona. Però in montagna è così, i flauti non sono tanto importanti, dipende dal vento. Bene, ci sei, Vale? Sì. Bene, ascoltate queste parole perché sono magnifiche. Soddisfatta, anche se tutti la credono perduta, e lo specchio le rimanda al volto, neanche lui non l'ha riconosciuta, neanche lui. Sua madre lavorava duro, di certo non è morta.
soddisfatta. Ora che tutti la dicono perduta e lo specchio ne rimanda il volto, neanche lui non l'ha riconosciuta, neanche lui non l'ha riconosciuta. Poterci cantare, è vero, è un'emozione fortissima, fortissima. E allora due brani allegri adesso, via! Quando ci vuole, ci vuole. Che sorpresa di Valeria Bruzzone. L'ho scritta quando è nata mia nipote. È stata una bellissima sorpresa. Sempre più leggera.
Non c'è mai buongiorno, ma noi siamo allegri lo stesso. Roddy McCorley, via. Ma sì, lascia lì, uno di più, uno di meno. No, stiamo ridendo perché in realtà il testo di questa canzone è tristissimo, ma noi non lo cantiamo e allora non se ne accorge nessuno. Non lo diciamo mica. Ale Allegra, via, balla, va tutto bene. Thank you.
grazie. Va bene, avanti così. Allora, cosa sarebbe questa Italia senza i nostri sentimenti? Dai, siamo famosi in tutto il mondo, no? Perché siamo persone sensibili che sanno essere vicine. E allora, tre canzoni, tutte molto importanti. Resta di Chiara Civello, Normalmente di Gio Barbieri e poi You Raise Me Up, Tu Mi Hai Sollevato, che si può intendere proprio in tanti modi, di Groan. Tre canzoni dedicate ai sentimenti, prima di chiudere. Dunque, Resta. Bene. Le mani scorrono libere.
grazie. Resistete? Bravi. La fate. E allora andiamo avanti. Noi vi abbiamo avvertiti. A oltranza no, perché poi ci vengono a prendere con l'elicottero per tornare. Yeah.
questa sera vengo. Cantiamo addirittura in due per farvi più contenti. Ah, siamo contenti, mi sento tanto, ma siamo felici. Che ride, eh? Ci aveva tutti. Questa volta è veramente una bella canzone che ci porterà su in alto come queste montagne. Sempre più in alto ci solleveremo con la musica. Bene, al nostro pianista Alessandro un po' di mesi fa è venuta voglia di cantare questa canzone, l'abbiamo sentita, ce ne siamo innamorati e abbiamo detto vabbè, ma facciamola tutti, no? E così, giusto? E poi mi ha detto Valeria, mi fai anche un po' di coro. Ma sì! Di buon grado. Sì, ah! Aspetta, sì! Vado. Stormy seas, I am so-
Una cosa che vi piacerà tanto, eh? Ah, sono sicuro che adesso questo set vi piacerà tantissimo, perché facciamo tre dei pezzi che noi italiani amiamo di più, dai, sono dei nostri compositori, sono belli e se lo meritano davvero. Iniziamo con La vita è bella di Nicola Piovani, dal grandissimo film di Roberto Benigni. Proseguiamo con Love Team, il tema d'amore da Nuovo Cinema Paradiso, scritto da Ennio Morricone, come il tema Gabriel's Oboe dal film Mission. Quindi tre temi tutti italiani per celebrare gli artisti italiani del mondo, conosciutissimi ormai in tutto il mondo, celebrati ovunque. Quindi cominciamo con La vita è bella. La musica non poteva che essere semplice, come lo è il film, una genialità di semplicità. Grandissimi questi autori che hanno continuato a fare grande l'Italia.
Love Team da Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. Scusate, ma dobbiamo fissare bene i fogli perché il vento si è un po' alzato, eh.
questo grande, immenso, infinito Ennio Morricone col tema di Gabriel, Gabriel Sobue, dal film The Mission. Film stupendo, con una sonora indimenticabile, una delle più belle mai scritte di tutta la storia della musica del cinema. E siamo addirittura d'arrivo, perché poi termineremo con l'ultimo brano insieme a Valeria. Perché l'ultimo brano in programma è Il Testamento Spirituale di Giorgio Gaber, che noi dedichiamo a tutti gli italiani, ma a tutti i bambini, che saranno quelli che dovranno continuare questo nostro mondo, questa vita e anche questa nostra nazione.
Gaber ha pensato a loro nell'ultimo LP che ha fatto. Il suo testamento spirituale si chiama Non insegnate ai bambini e prende spunto dal girotondo. È un girotondo per bambini dove si dicono cose importanti, cose non da bambini. Noi credo che dobbiamo ringraziare. È stata una giornata bellissima, non solo per il sole, non solo per il cibo stupendo, non solo per la vostra compagnia, ma perché tutte queste cose messe insieme hanno creato una giornata indimenticabile qua, in vostra compagnia. Grazie a voi. Valeria Bruzzone, alla voce. Grazie. Alessandro Delfino, al pianoforte. E ai fogli che volano. Bruno Giordano, clarinetto e sassofono. E grazie. Con questo mare meraviglioso, questa bandiera che sventola, queste bandiere che sventolano, sono due, ricordiamolo. Bene, grazie davvero. Scusa, non suona. Lento, un attimo. Proviamo.
grazie, grazie. Un applauso a Paolo, Paolo Giusto, il nostro Paolo Giusto che ha curato il fonico, i nostri suoni, Mario Caccagno che ha fatto il video, grazie, la Luciana, grazie. Sì. Claudio deve raccontare. Davvero? Sì. Uffa, vabbè, ma lei me la fa raccontare, ma la racconto volentieri. Allora, io ho conosciuto professionalmente per lavoro Beppi De Marzi, che non tutti, ma quelli del CAI e che praticano la montagna lo conoscono, perché oltre che essere il maestro dei Crodaioli, il più famoso coro di montagna del mondo proprio, è anche l'autore di alcune delle più belle canzoni di montagna del mondo. Una, in particolare, Signore delle Cime, è stata tradotta in tutte le lingue praticamente del mondo ed è cantata da centinaia, migliaia di cori. Ma la cosa interessante è che lui mi ha raccontato come è nata durante una cena. Mi ha regalato una foto della capanna dove è successa questa cosa e dove è nata, sopra a un fazzoletto di carta è nata questa canzone, e mi ha fatto vedere, perché c'è la foto con questo fazzoletto dove lui ha scritto la canzone in 5 minuti. È nata così la cosa, vale proprio la pena di raccontarla perché è una cosa da CAI, è una cosa di montagna. Loro avevano un gruppo di escursione, non un coro, ok? Loro andavano in cima alle montagne, lui collaborava già con Padre Turoldo, ha scritto salmi, canzoni per la chiesa e composizioni, perché è bravissimo, organista, tra l'altro clavicembalista dei solisti veneti, quindi un personaggio. Andava in giro per montagne come noi, se non che dovevano andare in questa capanna in invernale, e un fotografo, loro amico che girava con loro, ha detto: io salirò la sera prima, voglio fare delle foto al tramonto e delle foto al mattino, poi voi mi raggiungerete, io dormo nella capanna. Questo ragazzo è andato su alla sera, ha fatto le foto alle sue orme all'indietro camminando nella neve, poi è entrato nel capanno, si è chiuso e ha fatto cena. Nella notte è venuta la slavina che ha portato via lui e il capanno, ma sono state ritrovate le macchine fotografiche con questi rullini. Lui, andando su l'indomani, accortosi di questa disgrazia, nel bar dove si sono fermati per parlarne, ha preso un tovagliolino di carta e ha scritto Signore delle Cime. Noi oggi lo dedichiamo a tutte le persone che hanno perso la vita per la resistenza, per la montagna, in montagna durante la guerra e anche non durante la guerra, tutte le persone che per un ideale hanno combattuto. E grazie. Lasciamo andare.
grazie, grazie davvero, siete stati calorosi, numerosissimi, non avevo dubbi di questo meravigliosissimo pubblico. Grazie per aver condiviso tanta giornata, tanto anniversario, tanta bellezza, grazie. Se volete il CD è qua, eh? Grazie. Sono i volontari che hanno contribuito, partecipato e lavorato dietro le quinte, che ringrazio sempre, perché se diciamo, tutte le manifestazioni hanno una buona riuscita, ci vogliono anche quelli che si sacrificano dietro le quinte e sono molto importanti. Siccome Emma è stata parte di una canzone dedicata da questo splendido quartetto, possiamo dire che sarà lei a dare le magliette, i cappellini e i gagliardetti ad ogni componente del gruppo. Aspetta. Ci aiuta. Diciamo che non abbiamo magliette XXXXXXXL. Strappalo un po'. Va bene, dai, cappellini. Allora, cappellini, brava Emma, e anche al fonico, perché sennò poi, visto con l'Encharbois che è, siete tutti, e la Valeria dov'è? Sta prendendosi gli applausi. Sì. Ah, ecco. Sì, la L. Grazie, grazie, grazie. Diciamo che è un piccolo presente, ma che rappresenta il nostro CAI. Come è stato fatto l'anno scorso al Monviso. No, io diamogli. Diciamo che vi diamo poi un sacchetto del Ti Gusto, perché è uno dei nostri sponsor da mettere dentro i gadget che vi diamo. Dagli un sacchetto a testa. No, scusa. No, adesso non te la do, te la darò. Diciamo che ai soci che vogliono la maglietta poi faremo una comunicazione con una mail. Quando avremo tutte le magliette e i cappellini, perché adesso ne abbiamo solo stampato un numero ristretto. Siamo sempre registrando. Okay. Una era in più. Aspetta, vi diamo anche. Abbiamo anche un adesivo che abbiamo fatto stampare poi per tutti i soci del 50esimo. Fallo un po' vedere, Emma, a tutti, col simbolo del 50esimo sullo stemma del CAI. Lo stemma del CAI, diciamo che è stato studiato. E l'ultima versione mi sembra che sia del 2004-2010, perché vi ricordate quello che era bordato di azzurro tutto arrotondato, che era è stato abbastanza criticato. L'aquila ha un senso di arrivo in vetta, cioè proprio per dire noi arriviamo in vetta e arriviamo in alto, l'aquila ha quel senso. La piccozza e la corda sono gli attrezzi che ci permettono di raggiungere la vetta. La stella 5 punte su sfondo azzurro. Io la avvicino un po' oggi alla stella 5 punte del
del simbolo che rappresenta la nostra Repubblica, e questo è un connubio secondo me importante, importantissimo. Logicamente ci avvicina e fa un grande gruppo del gruppo del CAI. Ricordo anche la nostra mascotte, il Montagnino, che è stato creato appositamente da un disegnatore dal CAI di Arezzano, e anche di questo abbiamo poi degli adesivi che daremo in sede. Ci accompagnerà per i prossimi 50 anni. Va bene, possiamo dire che ci accompagnerà per i prossimi 50 anni, mi suggerisce qualche duro. Speriamo. Va bene, ringraziamo tutti, ringrazio tutti i presenti. Come diciamo, è necessario ringraziare gli sponsor che è Tigusto. E possiamo dire che, come avevo già ringraziato all'inizio delle nostre manifestazioni, il 18 di maggio la Carige e tutti gli altri sponsor che non sto qui a nominare, che ringraziamo perché ci aiutano a portare avanti la nostra rivista, il nostro calendario gite, e diciamo che ci aiutano a tenere insieme questa grande associazione che è il CAI. CAI non solo Arezzano, come io sempre ricordo, perché il CAI è italiano, e quindi anche gli altri soci, come abbiamo fatto l'anno scorso, una gita dell'LPV ci ha portato qua un mucchio di amici delle altre sezioni e sottosezioni. Va bene, chiudo perché devono smontare tutta la strumentazione, perché questa sera avranno un altro concerto. Grazie a tutti e vi do l'appuntamento al 15 e il 16 di giugno per la palestra di dove ci sarà la palestra mobile di arrampicata in piazza Mazzini ad Arezzano, con mostra fotografica dei nostri 50 anni della nostra sottosezione. E domenica 16 ci sarà all'interno del parco di Villa Mina un concerto dell'Accademia Musicale Arezzano. Grazie a tutti e arrivederci presto. Grazie Emma.